Sandra Conti, comoda, la presento, architetto laureata in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale all'UIUAP, direttrice dell'associazione Algis e anche attualmente funzionaria del comune di Venezia. Ha lavorato da sempre sui temi della rigenerazione urbana, ha svolto attività di consulenza per enti pubblici e privati in ambito formativo, organizzativo, progettuale e di pianificazione, e pubblica e ha pubblicato articoli e saggi per l'editoria e le riviste specializzate. Il suo intervento vuole fare una panoramica attraverso la linea del tempo, diciamo una ricostruzione dei tratti evolutivi più significativi sull'argomento della degenerazione urbana, andando a focalizzare l'attenzione su quattro elementi: la domanda, i modelli di riferimento, gli strumenti e gli attori. Prego. Grazie davvero per l'invito. La mattinata è stata davvero molto stimolante e ho già in mente altri 2 o 3 commenti da fare sulle cose che sono state dette, perché sono state lanciate delle provocazioni profonde che vanno, meritano di essere sviluppate, e quindi c'è spazio per altri eventi dell'Urban Center nei prossimi mesi e verremo tutti molto volentieri. Io parto dicendo che sono molto contenta di vedere che nel tempo gli argomenti si vanno, come dire, consolidando intorno ad alcune tematiche, e c'è anche una certa trasversalità di lettura che fino a pochi anni fa dall'Osservatorio di Audis, devo dire, non si vedeva. Eravamo abbastanza soli a parlare del ruolo della città, dell'importanza della città e anche del ritornare a leggere e a capire che cos'è la città, perché non tutti gli agglomerati che formano quelle megalopoli che andiamo dicendo sono città, se consideriamo l'offerta di servizi e di infrastrutture che quei luoghi hanno. Spesso sono grandi dormitori, ma non sono pezzi di città per quello che noi intendiamo come città, cioè quindi un luogo complesso che offre una ricchezza di opportunità a chi vive in questi spazi. Quindi insomma, io devo dire che come al solito prendo montagne di appunti, ma ho provato a tenere nota delle parole chiave che avete illustrato prima di me, che torneranno nella mia relazione, che secondo me tornano in generale nei ragionamenti che facciamo. Da un lato le parole valoriali, identità, cultura, futuro, civitas, sono nodi fondamentali del ragionamento che vogliamo fare se vogliamo davvero ricostruire una cultura urbana. Dall'altro, diciamo, le parole che sono tra il problematico e l'opportunità, e quindi le differenze, che finalmente ho sentito citare come positive, non le differenze siano sempre solo un problema di complessità negativa, ma un elemento di ricchezza, il lavoro, da considerare come chiave fondamentale per la vita delle nostre società, senza lavoro è difficile fare società. I tempi, che sono da interpretare, ho fatto un convegno solo sulla questione della parola tempo, perché appunto è un problema di ottica nella quale si guarda il progetto, il processo che si vuole affrontare. Cioè, un conto è se si pensa a costruire nuovi pezzi di città veramente integrati, olistici, eccetera, allora si deve pensare ai 25-30 anni di tempo, ma sono anche i tempi della pubblica amministrazione, che ci siamo detti in centinaia di convegni, sono il tema per cui molti processi non partono, perché non si riescono a gestire. Le norme, la polemia delle norme, il ruolo delle norme in tutto questo, merita anche questo un capitolo a sé, perché come proverò a dimostrare, noi stiamo parlando di cose che sono anche molto recenti, non è che abbiamo tutta questa storia alle spalle. E questa sovrapposizione di norme è data da una cultura che è cresciuta per un certo periodo e che oggi ha costruito una griglia, una camicia di forza che non si adatta più a come è cambiato il mondo, il nostro mondo. La questione della demografia è centrale, le città l'hanno completamente ignorata per anni, i capoluoghi di provincia si sono totalmente disinteressati del fatto che stavano perdendo ingenti quote di popolazione a favore di comuni di cintura che erano in competizione con il capoluogo serio per attirare residenti, abitanti, eccetera, e le città si sono svuotate di funzioni e opportunità e ricchezza
in un processo che insomma è quello che abbiamo conosciuto della città diffusa. La questione dei graffiti, speravo di essermi tenuta un'ultima parola da introdurre io nel ragionamento, cioè i luoghi che non riusciremo mai a recuperare, perché la sproporzione tra l'offerta dei luoghi dismessi, non più funzionali, eccetera, e la domanda è incolmabile, non solo perché c'è un problema demografico, ma anche perché sono cambiati i modi di produzione. Noi non facciamo più le acciaierie, costruiamo, abbiamo una società basata sui servizi, sulle app, sull'artigianato di qualità, eccetera, che non ha gli spazi dell'acciaieria, quindi, e lo stesso varrà per il commercio, eccetera. Quindi è una... La questione delle competizioni, c'è una competizione tra città, ma giustamente è stato sottolineato con molta rilevanza la competizione tra la città e le aree interne. Ora, Audis è sicuramente un partigiano della valorizzazione della città come luogo di produzione di capitale sociale ed economico, ma non è che possiamo dimenticarci le aree interne, così come non potremo dimenticare in questa competizione il fatto che le città che ha raccontato Bellicini, sicuramente quelle olandesi, inglesi, eccetera, crescono a scapito di un territorio che decresce, e quel territorio che decresce lascerà a sua volta vuoti di residenze, di funzioni, di case. Quindi non, è difficile riempire continuamente senza creare un vuoto. Questo processo che stiamo affrontando continua a fare questo, ed è un tema di competizione, perché appunto tutto per la città e le aree interne, come facciamo la città diffusa, che sarà oggetto di un prossimo, secondo me, importante problema, perché si tratta dei risparmi delle famiglie che sono allocati in residenze, che sono in luoghi che nessuno vuole più comprare da oggi, abitate da persone che le hanno costruite e hanno oggi 80 anni, i figli non vivono lì, non vogliono investire per rimettere in moto positivamente quel bene, perché non ha senso economico, e quindi non è finita insomma la stagione della dismissione. Infine tutta la questione del ruolo e degli strumenti della pubblica amministrazione, ma anche del privato. Quindi adesso proverò ad andare, ho già consumato ben 6 minuti del mio... Ah sì, certo. Come funziona? Allora, vabbè, questo è appunto il tema, che la rigenerazione urbana è un tema che esiste da sempre nella nostra cultura, mi pare evidente, no? Quindi fino a un certo punto della nostra storia abbiamo costruito sul costruito senza farci troppi problemi, tanto da usare le mura delle città per fare cose varie. Cosa è cambiato? C'è però un tema di cambiamento radicale nel Novecento. Io questo termine l'ho detto negli anni 50, cioè la città fino agli anni 50 più o meno è cresciuta con le stesse regole storiche. Perché? Perché il fatto di andare a piedi, il fatto di dover essere vicino ai nodi infrastrutturali e alle fonti insomma delle materie prime, eccetera, rendeva indispensabile stare nella città compatta e costruire relazioni di prossimità, in continuità e in densità elevate. Nella seconda metà del Novecento invece c'è una crescita esponenziale delle città, data da un urbamento enorme avvenuto in pochissimi anni, in particolare tra gli anni 50, tra il 51 e il 71, secondo i dati demografici. Siamo diventati tutti proprietari di un'automobile, e tutte le imprese hanno spostato le loro modalità di spostamento delle merci su gomma, e questo ha reso sostanzialmente molto meno rilevante il rapporto tra localizzazione della tua residenza, della tua produzione e la città. Più recentemente c'è stato un calo di domanda, dovuto appunto alle cose spiegate già benissimo da Bellicini, fondamentalmente sulle questioni demografiche, ma anche sul rapporto tra dismesso e riutilizzabile, insomma l'ho già detto. E l'altra cosa che è successa è che c'è stata una forte strutturazione delle norme, che prima degli anni 50 semplicemente non c'erano. Quindi tutte le norme che oggi, che poi hanno costruito la città della seconda metà del Novecento, con i 10 metri, tutte quelle norme che erano tese a costituire elementi di qualità, però poi hanno determinato delle regole di costruzione del nuovo che sono contraddittorie rispetto alla città conosciuta fino agli anni 50. E quindi c'è un
un elemento fondamentale che è già stato anche questo sottolineato, della distanza tra i tempi della città fino agli anni 50 nella sua trasformazione, riproduzione, eccetera, e i tempi conosciuti dopo gli anni 50, che sono certamente estremamente accelerati. Per tutte queste ragioni noi oggi, quando parliamo di rigenerazione urbana, fondamentalmente ci riferiamo a un processo, a parte il tema dei centri storici che ha una sua specificità, a un processo iniziato più o meno negli anni 80 nel nostro paese. E io penso che sia una rigenerazione che appunto critichiamo tutti, però ricordiamoci che è abbastanza giovane, quindi è abbastanza sorpresa ancora di quello che sta succedendo, sognante perché si immagina futuri più o meno realizzabili, è un po' incasinata, ogni tanto si perde perché appunto è una cosa nuova, è ricca di creatività ed è anche una questione molto seria, però è giovane. Questo secondo me va tenuto in conto. Io ho provato a organizzare l'intervento su una traccia che è appunto la domanda, i modelli di riferimento, gli strumenti e gli attori, e il filo conduttore è il ritorno alla città come luogo di costruzione di capitale sociale ed economico, che mi pare sia stato quello che nella stagione che va dagli anni 70 agli anni 2000 si è un po' perso di vista. E anzi, in questi 40 anni si è costruita una vera e propria cultura antiurbana. Adesso pensate alla filmografia e al ruolo delle città nei film che hanno avuto più successo, ma anche a come il mercato si è rapportato rispetto alla domanda. Per anni il mercato ci ha spiegato che era molto interessante, bello, conveniente e un futuro migliore per i nostri figli andare ad abitare in una casa in cintura con un bel giardinetto, anche in un quartiere magari dove abitano solo persone come te, chiuso con un guardiano. Insomma, c'è stato un mito dell'antiurbano come luogo invece della confusione, della promiscuità, della confusione e di una complessità eccessiva. In questa ricostruzione del capitale sociale ed economico delle città, naturalmente il rapporto tra pubblico, che però non è più solo il pubblico, forse non è mai stato, ma insomma oggi il pubblico ha due ruoli, è quello dell'interesse collettivo, ma anche quello dell'interesse del pubblico in quanto tale, cioè quante scelte delle amministrazioni comunali di questi anni si sono basate sul fatto che doveva reggere il bilancio. Quanti dei nostri enti pubblici stanno in questi giorni vendendo beni centrali nelle città per far tornare bilanci, delocalizzare la loro attività e quindi svolgere un ruolo che non ha, mentre continuiamo, tutti però parlano di rigenerazione urbana, mentre fanno questo, poi vendono la sede del Ministero in centro a Roma piuttosto che in centro a Venezia, vendono gli uffici postali perché non c'è più una funzione delle poste, ma tante altre funzioni pubbliche non hanno poi conseguenze di interesse pubblico, ma di interesse di tenuta del bene in sé. E in più si introduce il tema del bene comune, che è un concetto in evoluzione, ma che certamente è di competenza del pubblico, ma non più solo del pubblico, inteso come ente, no? Quindi c'è una certa complessità crescente. Il privato, che è certamente l'impresa, sono i cittadini, che sono... Non sempre la cittadinanza esprime un valore collettivo. Spesso la cittadinanza interviene in processi di rigenerazione per difendere un proprio interesse che magari fa il disinteresse del vicino. È legittimo, però comunque è un comportamento di tipo privatistico, diciamo, anche perché sei cittadino sei sempre legato all'interesse collettivo. E poi c'è il tema del terzo settore, che è un nuovo soggetto che è entrato in scena e che sta occupando un ruolo sempre più rilevante. E poi c'è la questione di questo rapporto pubblico-privato, che è essenziale ma a volte collaborativo e a volte conflittuale. Adesso qui cerco di correre veloce perché praticamente mi sono mangiato tutto, ma ho detto abbastanza quello che mi interessava dire. Io penso che ci siano tre cicli della città del dopoguerra. Un primo ciclo che va dal 51 al 71, e tutti vogliono stare nella città si vanno a collocare 9 milioni di persone che si spostano dalla campagna alla città in questo ventennio, si collocano qui tutte le attività produttive perché appunto la città ha bisogno, queste attività, tutte queste funzioni hanno bisogno di essere prossimi l'una all'altra per poter crescere. Dal 71 al 2001 c'è la nascita di una cultura sostanzialmente antiurbana
e dal 2001 a oggi c'è un nuovo equilibrio, nuove opportunità. Ho già detto appunto fondamentalmente di questa parte. Gli elementi che tra 71 e 2001 determinano i fenomeni che si sviluppano nella città sono moltissimi, perché appunto c'è un tema di spostamento di quote ingenti di popolazione dal capoluogo alla cintura, che costituisce oggi quasi tutti i capoluoghi di italiani come piccole città metropolitane. Non esiste più città capoluogo che è basta a se stessa, no? E per di più comunque sono anni in cui il paese demograficamente cresce molto meno, quindi sposta e cresce meno. Calano gli investimenti pubblici in questi anni, prima sulla casa, i grandi progetti sulla casa si svuotano, diciamo, ma poi anche sulle infrastrutture, e c'è stato un momento in cui solo i fondi europei e alcuni progetti del Ministero davano un po' di respiro agli enti pubblici per pensare a investimenti importanti. La domanda di casa però in questi anni continua ad aumentare, perché è vero che cala la popolazione, ma cala anche il numero di persone che compongono ciascuna famiglia. Quindi se prima di 6 si abitava in una casa, adesso siamo arrivati a 2,4, quindi vuol dire che ovviamente c'è bisogno del triplo di case, e quindi questo ha sostenuto la domanda per un bel po'. E in più sono anni in cui si pensa che il mercato immobiliare sia il futuro, per cui anche imprese importantissime si spostano, voglio dire la Pirelli decide di aprire un settore del real estate, perché con quello pensa di, insomma, che sia un settore importante dal punto di vista industriale, non soltanto. Si consolidano le norme urbanistiche, l'abbiamo detto, parte una progressiva dismissione di moltissime aree, e appunto queste cose le ho già dette tutte. Su come si chiama. Oggi c'è però un'opportunità di nuovi equilibri e di un nuovo ritorno di interesse alla città. L'ha spiegato molto bene Pellicini nel suo intervento, quindi non mi soffermo troppo. Però io penso, un po' forse rispetto alle relazioni che mi hanno preceduta, che quello che sta accadendo dipenda fondamentalmente dalla domanda. Cioè, non ci sono, soprattutto nel nostro paese, vere politiche che stanno riportando l'interesse alla città. Lì dove i cittadini tornano alla città è perché, quando si fanno i conti su dove acquistare casa, oggi non pensano più che la cintura sia la risposta, perché appunto intanto è partito quel fenomeno di abbandono di una parte della città diffusa che abbiamo già costruito, e i conti in tasca non tornano più tanto, perché avere 3 macchine, doversi muovere continuamente per portare i figli a tutte le attività che fanno, e anche il nostro tempo libero. Finalmente qualcuno sta cominciando a vedere che se passa tutto il tempo in macchina non lo passa facendo altre cose, andare al cinema, stare con gli amici, non fare niente, leggere un libro, eccetera. Quindi dal punto di vista dei cittadini, secondo me c'è una considerazione data dalla crisi, da tante cose, però è fondamentalmente un tema di domanda, e anche delle imprese è così, perché appunto quei creativi di cui si parlava prima hanno bisogno dei nodi infrastrutturali fondamentali. Oggi a Bologna, importanti esperienze di sviluppo di società di creativi si spostano dall'ex manicomio dell'ospedale, che è dentro le mura di Bologna, si vogliono spostare di fianco alla stazione, perché non reggono se non hanno tempi di mobilità e in economie, che loro guadagnano molto, ma la base non è molto ricca, quindi hanno bisogno di stare sempre più centrali. Quindi c'è una domanda delle nuove società, della nuova economia, che ha bisogno di reti, di centralità, di scambi e di complessità. E quindi anche lì non ci sono politiche dietro, è una domanda che si sta spostando. Naturalmente è cresciuto anche tutto il tema dell'energia, l'antisismico, eccetera, e c'è il tema dei dati, perché appunto questo tema sarà molto rilevante. Una breve carrellata su quali sono le aree dismesse che continuano ad aumentare, appunto quelle classiche industriali grandi, poi le piccole aree interne, i porti, i macelli, le cave, gli ex colonie, gli ex ospedali, le caserme, gli scali ferroviari, gli edifici di grandi dimensioni, il terziario avanzato, appunto non quello che non è mai partito, la dismissione della
insomma, tutto il ripensamento sulla città. Auris ha fatto un convegno nel 2006 che l'ha chiamato la città da rottamare, cioè tutti i quartieri residenziali da rivedere, i capannoni dispersi nel territorio, i centri commerciali, la città diffusa e fino ai temi appunto dell'agricoltura che sono già stati toccati. Insomma, questo è sostanzialmente quello che secondo me sta, secondo i dati insomma, che abbiamo, sta succedendo, e però questo fatto che, diciamo, strutturalmente non ce ne stiamo occupando è un problema, perché possiamo decidere di far cadere questi fenomeni da soli, così un po' come è nata la città diffusa, fondamentalmente non è stata una politica, è stato un lasciar fare, oppure cercare di governarli, proprio perché oggi comunque ogni pieno crea un vuoto e quindi un problema che risolvi da una parte te lo ritrovi dall'altra, magari moltiplicato, e questa volta sulla città diffusa che andrà dismessa non sono più i beni delle imprese, sono i risparmi delle famiglie che entrano in gioco, e quindi uno dei pilastri dell'economia italiana, che è il risparmio delle famiglie, entra in gioco pesantemente. I modelli di riferimento, vabbè, a parte la stagione dei centri storici, che è stata una stagione molto importante su cui vale la pena di discutere molto, perché abbiamo insegnato al mondo come si fa il restauro del nostro patrimonio, non siamo riusciti a tenerci la parte sociale ed economica dentro i nostri centri storici. La prima stagione della rigenerazione urbana è quella che si è occupata dei grandi complessi, vi ricordate la Fiat Fondiaria degli anni 80, il Lingotto di Torino che è questo, le aree Falck di Sesto, eccetera. Un grande complesso, un grande progetto, una soluzione. Poi è arrivata la stagione degli Urban e dei Proust, che invece hanno cominciato a inserire in questo ragionamento sulla rigenerazione urbana l'idea della connessione tra aree diverse e l'idea di dover inserire nei programmi dei temi sociali, culturali ed economici, coinvolgendo anche i soggetti privati. Questa è stata la stagione in cui questo tema si è cominciato a strutturare. La terza fase è quella che invece ha riguardato i contratti di quartiere, che sono stati una strutturazione importante di questa idea di coinvolgere nei processi di rigenerazione tutta la parte sociale e di richiamo all'attività anche delle popolazioni locali che abitavano nei quartieri, ed è stata la stagione dove la parola partecipazione è diventata un fatto molto, molto concreto. La stagione che si è aperta e che stiamo vivendo è quella che, appunto, riprendendo un tema già toccato, passa dall'attenzione allo stock all'attenzione ai flussi. Più che l'attenzione al contenitore, l'attenzione è a che cosa andrà dentro quel contenitore e come potrà essere capace di vivere nel tempo e non per periodi brevi. Quindi il tema del lavoro, quindi il nuovo tema dell'abitare, quindi insomma tutti i temi che stanno in una relazione al nostro convegno nazionale di dicembre. Matteo Roviglio, che reduce da un recente viaggio che ha scritto un libro, addirittura diceva si parla solo più di posti di lavoro, cioè si va dai sindaci a dire voglio fare questo progetto perché ti porterò tot posti di lavoro di qualità, non di qualità, eccetera. Cioè non più quanti metri cubi costruisci, ma che cosa mi porti? Perché la mia città ha bisogno di attrarre e di rivivere, quindi ho bisogno di fare cose che mi creino lavoro e nuovi abitanti. Sugli strumenti urbanistici è inutile dire che siamo passati dal piano inteso come progetto globale a una stagione che ha guardato ai progetti, e oggi parliamo di processi. Tutti stamattina hanno parlato di processo, e il processo ci mette in un'altra dimensione anche rispetto agli strumenti urbanistici, perché è chiaro che non c'è nessun processo che può essere definito da un piano urbanistico. Il piano urbanistico può darci delle regole dentro le quali stare, ma non è la soluzione, il processo è il centro. E oggi una città, per poter attivare processi, deve essere capace di avere una visione, anche questo l'ha già detto Bellicini, ma deve essere una visione condivisa, però, perché se è una visione solo di alcuni non si va molto lontano. Dotarsi di una classe dirigente sia pubblica che privata, come dimostrerà l'intervento che mi seguirà, capace di avere questa visione, di avere gli elementi per portarla avanti, e dotarsi anche di una struttura tecnica molto trasversale. È un problema delle amministrazioni pubbliche italiane, io ora lo vivo anche dall'interno, lavorando nel Comune di Venezia,
proporre processi che siano legati a una trasversalità di competenze, che è quella che ha sottolineato l'assessore Timoni nella sua apertura rispetto a Brescia, è diventata una realtà. Ogni elemento dell'amministrazione comunale ancora lavora per compartimenti stagni, l'urbanistica si occupa dell'urbanistica, l'edilizia dell'edilizia e così via. E questo non aiuta a seguire un processo complesso che ha bisogno di tecnici e persone che aiutino a togliere ostacoli lungo il percorso, perché non basta far partire un processo, bisogna portarlo a termine e stiamo parlando di lavorare per 20, 30, 50 anni. Gli strumenti economici sono passati fondamentalmente da una gestione solitaria dell'imprenditore degli anni 60 e 70 che si comprava l'area, trovava i fondi, la trasformava, la vendeva, faceva tutto da solo, in una specie di le banche, i nostri soci cercano, e gli imprenditori ancora adesso cercano di arrivare con i conti fatti su un foglio di carta a mano più o meno. Quindi questo era il modello da cui venivamo. Siamo passati per una stagione invece in cui gli imprenditori costretti un po' dai progetti, dai programmi complessi hanno dovuto consorziarsi, però continuando a ragionare in un'ottica di ognuno fa il suo pezzettino, vendiamo, cioè compriamo, vendiamo, trasformiamo, vendiamo e liberiamoci del bene, quindi business plan e master plan che erano sempre pensati come un progetto unitario, parto, sviluppo, chiudo, vendo. Invece oggi c'è bisogno e stanno nascendo nuovi soggetti che non sono più legati al mondo dell'immobiliare, che hanno una cultura da project manager, che sanno mettere insieme i proprietari, gli investitori, il terzo settore, i cittadini, eccetera, per costruire processi che si sviluppano nel tempo anche piuttosto lentamente e che mettono insieme soggetti che hanno interessi diversi, in tempi diversi, con finanziamenti diversi e con attese di reddito diverse. Quindi insomma è un tema molto articolato che ha bisogno oggi di soggetti in grado di farlo. Alcuni di questi possono anche nascere in collaborazione tra pubblico e privato, ma non nell'ottica che abbiamo avuto con le SPU che sono tutte fallite, perché lì cercavamo di tenere insieme pubblico e privato con finalità condivise, pubbliche, ma senza essere stati capaci di mettere insieme il fatto che devono tenere gli obiettivi pubblici, ma chi li attua ragioni in un'ottica di mercato e non può che fare così, perché sennò sarebbero i finanziamenti pubblici a far funzionare quelle operazioni. Se sono logiche private, il privato non può trovarsi a metà del percorso con una delibera comunale che gli cambia completamente le carte in tavola, perché salta l'operazione e non per niente in Italia gli investitori scarseggiano, perché non c'è fiducia che questo rapporto pubblico-privato poi arrivi fino in fondo con un reciproco rispetto, diciamo, delle regole che ognuno deve seguire. È finito. Alla fine, appunto, tutta la questione pubblico-privato si sta evolvendo a sua volta, purtroppo non è così avanti come ci diciamo, sono 30 anni che parliamo di rapporto pubblico-privato, ma il privato non si fida del pubblico, il pubblico non si fida del privato e i cittadini di nessuno dei due, quindi insomma non siamo messi benissimo. Ma insomma bisogna provare a lavorarci e infine gli strumenti di partecipazione, come abbiamo detto. Chiudo dicendo che nessuno può stare più nel ruolo che ha pensato di avere nel passato, perché tutti hanno bisogno di cambiare la loro posizione rispetto a questi temi. Il pubblico, come abbiamo detto, non fa più l'arbitro, ma deve fare il promotore di processi, a meno che non si trovi al centro, non so neanche se di Milano, insomma, a meno che non si trovi in un'area che tutti vogliono, allora può fare. Ma gli assessori che io conosco mi dicono tutti, magari avessi da coda di speculatori fuori dalla porta a guidare mazzate, invece devo andarmeli a cercare, devo cercare di farli funzionare. Quindi insomma il privato non può più giocare da solo, non ce la fa, perché non riesce a mettere in moto quei processi complessi su aree difficili, e se sta in quella logica non parte, infatti non stanno partendo i progetti, anche però per colpa loro, anche perché non si mettono in testa che la domanda oggi non esiste in natura, la domanda va costruita, alimentata e accompagnata, se no semplicemente la tua area resterà lì e saluti e baci. I cittadini anche loro hanno conquistato il ruolo di interlocutori, ma non possono giocare sempre la partita del disfare quello che altri propongono e di cercare di difendere loro, devono assumere un ruolo proattivo più interessante, cosa che sta avvenendo in diversi contesti.
E infine il terzo settore, che è un attore nuovo che dobbiamo imparare a conoscere, che deve riconoscersi in questo ruolo di innesco molto spesso che ha nei processi di rigenerazione urbana e che è un trade union tra un'ottica puramente privatistica e un'ottica invece più pubblica legata all'interesse. Grazie.